Ciao a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Tessiland Condivision, la puntata fatta da voi e per voi, e oggi parleremo di alcuni articoli, ma non solo, vi daremo alcune importantissime informazioni per quanto riguarda... Ma io non voglio anticiparvi nulla, è così bello, è così rilassante vedere questa puntata, quindi godiamocela e iniziamo subito però con la sigla. Questo che vedete qui, che dovreste già aver visto addocchiato sul nostro sito da qualche giorno, è il filato Maynard, che possiamo in un certo senso definire perfetto per realizzare stole, che sia per cerimonie, che sia per serate eleganti, che sia per accompagnarvi lungo romantiche passeggiate o in qualsiasi situazione voi vogliate. Il Maynard sicuramente è un filato che davvero ben si presta. Infatti parliamo di una fettuccia con un basso peso specifico, molto morbida grazie ovviamente al cotone, con questa però fibra metallica e anche l'aggiunta del poliamide, però credetemi che renderanno la creazione che andrete a fare con questo filato davvero molto morbida, pratica, facile da lavorare, anche all'indosso sarà davvero un piacere portarla. Si presenta poi così in rocca, quindi davvero è molto semplice lavorarla, molto luminoso con questo effetto laminato e con queste varianti di colore, una più elegante dell'altra, che sicuramente insomma si potranno abbinare a qualsiasi outfit. Idee ne abbiamo? Ditecele. Veniamo adesso invece ad un'informazione importante, vale a dire il numero di partita. Perché ne parliamo? Perché nelle ultime settimane spesso ci è arrivata in assistenza questa domanda: come faccio a verificare se il bagno di colore del filato che sto acquistando corrisponde allo stesso identico che ho acquistato nell'ultimo ordine? Mi spedite il filato con quel numero di partita? Allora, chiariamo un po' di cose. La prima, la fondamentale, la più importante e la più utile: sul nostro sito poniamo sempre il numero della partita attualmente presente. Quindi, se volete avere la certezza che il filato che state acquistando di quel colore in particolare abbia la stessa identica tonalità di colore, o meglio la stessa identica partita di colore di quella acquistata in precedenza, potete verificarlo tranquillamente, autonomamente, in qualsiasi momento, confrontando il numero della partita presente sull'etichetta del filato che avrete già acquistato in precedenza. Quindi mi raccomando, conservate sempre l'etichetta degli articoli che avete acquistato in modo tale da avere la certezza di ciò che state acquistando, altrimenti andate nello storico dei dettagli degli ordini e potete vederlo anche da lì. Se sono diversi, ovviamente c'è la possibilità che la tonalità possa essere leggermente più chiara o leggermente più scura. Se è la stessa, potete procedere tranquillamente, perché appunto il colore sarà lo stesso. Tornando alla seconda domanda che ci ponete di solito, il numero della partita che vedete sul sito è l'unico attualmente presente e di conseguenza anche acquistabile. Ciò cosa significa? Che se avete acquistato un articolo di un determinato numero di partita, l'articolo è stato riassortito e quindi il numero di partita è cambiato, vuol dire che quella partita precedente ormai è terminata e quindi non è più possibile riassortirla. Veniamo adesso a qualche piccolo consiglio in merito. Come dicevamo, controllare sempre il numero di partita, ma se volete... Ma se volete ovviare a questa problematica, o meglio, essere un po' più prevenute, nel momento in cui acquistate l'articolo, cercate di fare un rapido calcolo nel miglior modo possibile della quantità che potrebbe occorrervi. E non appena vi arriva a casa, mettetevi subito all'opera, realizzate un piccolo campioncino in modo tale da fare un rapido calcolo e vedere se la quantità acquistata è già sufficiente oppure avrete bisogno di altri articoli ancora. E quindi potete poi così procedere subito ad un nuovo ordine, certi che la partita sarà la stessa. Altro punto importante di cui parleremo quest'oggi: questione Fidelity Card, vale a dire i nostri tanto adorati punti fedeltà. Quei punti che vi consentono di ricevere questi pacchi in omaggio perché non dovrete neanche pagare le spese di spedizione e che ogni tanto condividete sulla nostra pagina Facebook Meglio di Maya, ed è sempre un piacere vedere la vostra gioia e vedere appunto questo regalo che vi fate e che ovviamente è più che meritato. Perché ne parliamo adesso durante questo mese che siamo ormai a metà anno? Perché è già un primo anticipo per ricordarvi che il 31 dicembre i punti scadranno, pertanto fino al 31 dicembre sarà possibile continuare ad accumularli e sarà
possibile richiedere il buono, che vi ricordiamo come sempre avere una validità di 30 giorni. Potrete trovare tutte le informazioni relative ai punti fedeltà, come poterli utilizzare, i vari step disponibili sul nostro sito, scorrendo la pagina fino alla fine, arrivando alla voce informazioni. C'è proprio la dicitura omaggi, per l'appunto, nel quale c'è anche un video illustrativo che vi indica tutti i passaggi per poter richiedere poi il codice del buono sconto e utilizzarlo. Badate bene, ve lo ripeto, il 31 dicembre scadranno, quindi iscrivetevi come clienti, iniziate ad accumulare questi punti fedeltà, un punto ogni 10 euro di ordine, che vi consentirà poi di ricevere buoni che vanno dai 30 euro fino a 100 euro di sconto, senza pagare le spese di spedizione, pagando eventualmente le aggiunte solo qualora doveste superare la somma del buono, e riceverete così finalmente un pacco Tessiland in regalo, wow, con all'interno i prodotti che solo voi avrete selezionato. Mi raccomando, cogliete questa occasione, datela al meglio. Quando riceverete questo pacco, condividete la vostra gioia sul nostro sito, perché è un piacere far parte di questa comunità creativa, oltre ad essere una grande soddisfazione. Ma adesso veniamo al... era facile capirlo, sì, al Drake. Quanto l'avete aspettato? Lo sappiamo, vi abbiamo fatto penare un po', ma credetemi, dietro c'è stato un lavorone per farlo tornare davvero molto molto grande, perché da tempo il Drake, così come le Codonni, richiedevano un restyling, e quindi abbiamo cercato di trovare una soluzione valida per tutti e due con questo Drake, che ricordiamo essere 100% cotone ecologico riciclato, sostenibile, questa volta pluricertificato, quindi davvero ha una qualità maggiore che sarà perfetto per tantissime tipologie di lavoro. Non pensiate che non possa essere utilizzato anche per le pelli più delicate, perché bene sì, questo Drake potrete utilizzarlo tranquillamente anche per le copertine, e non solo, anche per tutti gli usi per i quali è stato destinato finora, vale a dire borse granny, abbigliamento shabby chic, insomma per dare quel tocco country alla vostra casa, ai vostri accessori o al vostro abbigliamento, con un prodotto 100% made in Italy, garanzia di qualità, garanzia di continuità e garanzia Tessiland in tantissime varietà di colori. Io volevo selezionare alcune, però come si fa? Quindi divertitevi e ovviamente mostrateci i vostri progetti. La puntata di Tessiland Condivision si conclude qui. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito, mi auguro di avervi allietato anche in questi 10 minuti, quarto d'ora. Vi ricordo di iscrivervi sul nostro canale YouTube e di attivare la campanella, così da essere costantemente aggiornati su tutti i nostri news, tutti i nostri condivision, tutte le nostre idee creative, tutto ciò che riguarda Tessiland. Di cliccare un bel pollice in su se, come mi auguro, vi è piaciuto questo video, di commentare qui sotto il video. Tutti i prodotti che abbiamo visionato quest'oggi potrete trovarli nell'inbox informazioni oppure sulla i posta qui in alto. Di seguirci anche su tutti gli altri social, vale a dire Facebook, sulla nostra pagina Meglio di Maglia, ma anche Instagram, Pinterest e TikTok. E mi raccomando, iscrivetevi alla nostra newsletter, perché più esperte lo sanno già, periodicamente inviamo una mail a tutte le clienti iscritte alla nostra newsletter con all'interno dei codici particolari da poter utilizzare su alcuni articoli per ottenere quindi uno sconto proprio su di essi. Sono delle promozioni che davvero non potete lasciarvi scappare, non dite che non ve l'avevamo detto, quindi carpe diem, mi raccomando, cogliete l'attimo, iscrivetevi alla nostra newsletter. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, fate lo. Oppure c'è sempre la nostra sezione dedicata alle offerte, anche quelle periodicamente aggiornate. Ok, detto tutto, anche oggi. Perfetto, grazie ancora e ci vediamo alla prossima puntata di Tessiland Condivision. Ciao!